Impossibile elencarle tutte, e questo è il primo segno positivo. Vuol dire che il volontariato in valle gode di ottima salute. Oltre 500 persone al Teatro Sociale di Sondrio per l'evento finale di Costruiamo il Futuro Premio Edison, con la consegna di assegni fino a 5.000 euro a chi ogni giorno lavora per favorire inclusione, assistenza e bellezza. Premiate 41 associazioni fra Valtellina e Valchiavenna. È stato così raggiunto un traguardo speciale per il premio, 2 milioni di euro distribuiti in Lombardia. Mi sembra un segnale molto concreto di aiuto agli eroi del quotidiano. Tra l'altro continuiamo a ricevere domande e questo è un segnale di ricchezza di questo territorio, ma di quanto c'è bisogno anche di aiuti concreti per queste piccole associazioni. Sono state più di 140 le domande di associazione che abbiamo ricevuto quest'anno, quindi in crescita rispetto agli altri, alle altre 5 edizioni. Siamo molto felici e anche quest'anno siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme alla Fondazione Pro Valtellina, insieme agli altri partner e ovviamente alla Fondazione Costruiamo il Futuro. Sul palco anche la campionessa olimpionica Deborah Compagnoni, promotrice da anni di sciare per la vita. Deborah è stata prima nello sport in virtù delle sue tante vittorie, fra le quali 3 medaglie olimpiche, ma è anche campionessa di solidarietà. Dà anche uno stimolo alle aziende a credere in questi progetti, a credere nello sport soprattutto, che è formativo. E non lo dico solo perché io l'ho praticato e che poi è stata la mia vita, ma anche proprio una fase di crescita in questi tempi sempre più importante, un impegno sano che poi nel futuro fa sempre bene e poi una cosa molto bella per la nostra provincia. I riconoscimenti maggiori sono andati a Contatto, comunità di accoglienza, Sciare per la vita, ricerca e cura per le malattie leucemiche, all'Ecofaunistica Valmalenco. Medaglia d'oro per i volontari speciali Emilia Bettini Grassi e Amos Dell'Oca. L'orgoglio di avere qua la fondazione, la quale tutti gli anni sta crescendo, è una cosa che è nata, credo, quando ci penso mi sembra impossibile. Abbiamo il presidente che è una macchina da guerra, che siamo partiti pensando di coprire la Brianza, abbiamo praticamente coperto la Lombardia. E come detto dal presidente Lupi, qui abbiamo gli eroi del quotidiano, quelli che in silenzio lavorano con gli altri e per gli altri.